a tutti e a tutte, nello spazio emergente di oggi vi parlo di Fiocco di neve nero, i misteri della mente di Steve di Stefano Pelitteri. Steve è in apparenza un ragazzo come tanti che però ha la capacità di muovere gli oggetti con la mente nel sonno, quindi involontariamente. Per questo motivo è costretto ad abbandonare molto frequentemente il paese, la scuola, il paese dove vive, la scuola che frequenta, perché i suoi genitori sono convinti che ogni casa in cui loro si stabiliscono sia infestata. Ad un certo punto Steve però decide di non scappare un'altra volta, ovvero quando arriva appunto in questo nuovo paese, in questa nuova scuola, e si rende conto che succedono dei fatti strani. Fatti strani che sembrano coinvolgere lui e anche un ragazzo con cui ha stretto amicizia, Ricky, e da quel momento quindi lui decide di non scappare, di affrontare quello che lui ritiene essere una maledizione. Fiocco di neve nero è suddiviso in tre parti che rispecchiano molto bene la suddivisione degli eventi. Infatti, nella prima parte abbiamo Steve, quindi conosceremo, impareremo a conoscere Steve, le sue paure, ma anche cominceremo a conoscere i fatti strani, misteriosi che stanno accadendo nella nuova scuola da lui frequentata. Nella seconda parte leggeremo invece il percorso, il cammino che farà Steve per imparare a padroneggiare queste sue capacità. Lui e quindi anche noi incontrerà delle persone con cui stringerà amicizia, a cui si legherà, e che risulteranno poi anche essere fondamentali per la risoluzione, diciamo, di questi misteri. Nella terza e ultima parte invece si svolge il finale della vicenda, quindi Steve che con le sue capacità risolverà i misteri, risolverà un omicidio e riuscirà a liberare degli spiriti intrappolati nel nostro mondo. La storia scritta da Stephanie Pelletieri tutto sommato non è male, è un libro che si legge molto velocemente, che comunque mi ha incuriosito. E tra l'altro, ok, lo svolgimento, il finale della vicenda, a mio avviso, sono prevedibili, però l'autore è comunque riuscito a stupirmi con l'identità dei due spiriti intrappolati sulla terra, scusate, e anche il motivo per cui questi spiriti non riuscivano a trovare pace. E quindi questo va sicuramente a suo favore. Ci sono poi anche diversi riferimenti nerd sparsi un po' per tutto il libro e mi fa sempre piacere leggere, insomma, queste cose, mi fa sempre sorridere, ecco. Devo dire però che non sono entrata particolarmente in empatia con nessun personaggio e anzi mi stava più simpatico Ricky di Steve, però di sicuro far affezionare un lettore a dei personaggi non è mai così semplice, così scontato, è un aspetto su cui si deve lavorare. Questo libro non è male, però lo farei comunque revisionare da un professionista perché ci sono, a mio avviso, beh, dei refusi sicuramente, ma anche delle frasi, dei contenuti che andrei a sistemare. Però, se vi piacciono le storie con un giallo da risolvere, dai contorni fantasy, può essere un libro che vi potrebbe interessare. Bene, ragazzi, questa era la mia breve recensione di Fiocco di neve nero, i misteri della mente di Steve e di Stefano Impelitteri. Io vi lascio, come sempre, il libro qui sotto, linkato ad Amazon, se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto. E fatemi sapere cosa ne pensate, se il libro vi incuriosisce, se magari lo conoscevate già. Insomma, come sempre, parliamone qui sotto nei commenti. Detto questo, io vi ricordo che qui sotto trovate anche tutti i miei social, se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram, per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E a questo punto direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!